Oggi voglio fare un piccolo passo indietro per quanto riguarda la complessità degli argomenti e tornare ad un argomento molto base, che è quello delle gas fee. Quindi vi andrò a spiegare come funzionano le gas fee a livello teorico e poi andremo a vedere nella seconda parte del video come funziona la gestione delle gas fee su MetaMask e una piccola chicca magari per risparmiare qualcosina in queste fee. Ovviamente prenderemo in esame la rete di Ethereum, che è quella che ci tira quelle salassate qua dietro la noce del capocollo, pure quando dobbiamo andare a comprare un semplice NFT, che di solito ci costano più le fee che l'NFT stesso. Oppure quando capita di fare delle operazioni in DeFi, che sappiamo che per fare operazioni sulla DeFi Ethereum dobbiamo minimo spostare quei 10k di capitale, perché sennò non ci conviene. Detto questo, per trattare l'argomento passiamo come sempre sul desktop. Allora ragazzi, non voglio farvi perdere troppo tempo, quindi andremo molto molto spediti. Per parlare di gas fee, la prima cosa di cui dobbiamo parlare è il gas. Il gas è la potenza computazionale necessaria per una determinata operazione. Questo vuol dire che ogni operazione sulla blockchain di Ethereum, ma in generale su tutte le blockchain EVM compatibili, ha un determinato numero di gas predeterminato, scusate il gioco di parole. Cioè, per fare un'addizione o una sottrazione di due numeri, sappiamo che abbiamo bisogno di 3 unità di gas, quindi di questa potenza computazionale. Lo stesso vale per tutte queste operazioni che vedete qua sotto. Ovviamente questo non ci dà il costo delle nostre gas fee, e per questo devo farvi una metafora molto molto intuitiva. Il gas dobbiamo vederlo come la benzina per la nostra auto. Se nella nostra auto per fare un viaggio dobbiamo mettere 20 litri di benzina, che ne so, dobbiamo andare da Roma a Napoli e ci servono 20 litri di benzina, e adesso non lo so quanti litri ci servono, però 20 litri di benzina. Sappiamo quindi che alla mia macchina servono 20 litri per fare quelli determinati chilometri, ma non ci sta dicendo niente a livello di costo. Per fare questo dobbiamo andare a vedere quanto costa la benzina nei vari distributori, sotto casa, in autostrada, sapete che costa di più, eccetera. Per questo ci viene in aiuto appunto il G-Way, che è a tutti gli effetti il costo effettivo, che è quello che aumenta esponenzialmente su Ethereum e che ci fa pagare un botto di fee per fare qualsiasi tipo di operazione. Che cos'è quindi il G-Way? È la rappresentazione di Ethereum in unità microscopiche, ok? Possiamo vederle, io qua ho scritto come il Satoshi per Bitcoin, ed è il suo valore è 0,0000001 Ethereum, quindi mi corrigerete se sbaglio, un miliardesimo di un Ethereum. I più scaltri di voi si staranno chiedendo, ma quindi se aumenta il prezzo di Ethereum, aumenta il costo delle fee? Beh, nell'effettivo sì. In realtà non dovrebbe funzionare così, nel senso che nel caso aumentasse il prezzo di Ethereum, con lo stesso volume di transazioni sulla rete, il gas si dovrebbe adattare per rimanere a dei prezzi costanti, a un valore costante, ok? Quindi in un'ipotesi utopistica in cui il prezzo di Ethereum aumenti, arrivi a $5,000, ma il volume delle transazioni sulla chain rimangano costanti, il gas si dovrebbe adattare, ok? Il prezzo del gas si dovrebbe adattare. In realtà non si adatta, appunto perché? Perché in realtà molto spesso l'aumento del prezzo di Ethereum è strettamente collegato, correlato ad un aumento del numero di transazioni sulla rete, che è un ovvio motivo di spinta verso l'alto del prezzo del gas. Perché? Perché ci sono più transazioni e perché quindi la rete si congestiona. In tal proposito mi sono scaricato questa bella immaginetta, poi magari vi lascio il sito da dove l'ho presa in descrizione, che ci spiega un po' il ciclo di una transazione. Quindi facciamola molto veloce. Noi abbiamo una transazione, partiamo da qua, la firmiamo e la inviamo. Arriviamo al nodo, a uno dei nodi che c'è sulla blockchain, che a questo punto le smista e le manda nella mempool, una piscina in cui le transazioni sono in pending, cioè sono in attesa di essere pescate dai nostri amici miners. I miners a questo punto non fanno altro che prendere la transazione con il gas più alto, cioè la transazione che ha pagato più gas, la prendono e poi la vanno a inserire in un blocco. Ovviamente in una situazione invece di saturazione
della blockchain, si creano una serie di cose che fanno appunto aumentare il prezzo delle gas fee. Perché? Perché se più di persone fanno transazioni, magari hanno anche una certa urgenza che la loro transazione venga presa per prima, sono disposte a pagare più gas fee. Quindi questo ovviamente aumenta in generale tutto il gas, perché se tutti sono disposti o tante persone sono disposte a pagare di più perché le proprie transazioni vengano piccate dai nostri miners per prime, ovviamente questo fa aumentare il gas, perché anche chi non vuole pagare di più è ovviamente obbligato a un certo punto ad aumentare il proprio gas per arrivare ad essere preso in considerazione, perché se noi qua mettessimo il minimo indispensabile, molto, molto spesso ci metteremmo pure un giorno, anche di più, perché la nostra transazione venga presa in considerazione ed esca dalla fase di pending. Il secondo motivo è la congestione. I miners, ripeto, metto sempre le mani avanti, cercano di rendere le cose più semplici possibile, ma i miners fanno una fatica immane andare a scrivere le transazioni nel blocco, perché il blocco è limitato. Ogni blocco può contenere un numero limitato di transazioni, che sono in questo caso 12.5 milioni di unità di gas. Se noi andiamo a prendere una transazione di base, cioè trasferimento di Ethereum da un wallet a un altro wallet, ci costa 21k. Quindi una transazione base ci costa 21k. Che corrispondono a 595 transazioni per ogni blocco. Se poi ci mettiamo che su Ethereum non ci sono solo passaggi da un wallet a un altro, ma ci sono smart contract interi che costano anche 150-200.000, ok, unità di gas, va da sé che in un blocco magari non c'entrano 595 transazioni, ma 200. Quindi queste transazioni che stanno aspettando di essere prese in considerazione avranno un ulteriore ritardo, che sarà quello del limite che c'è per ogni blocco, che renderà le cose ancora più lente. A questo punto i più scaltri si saranno fatti un altro paio di domande. Una è: ma tutto questo a cosa serve? Cioè, perché ci sono le fee sulla blockchain? Non potevano farla senza fee? Beh, essenzialmente il discorso è fondamentalmente un discorso di sicurezza. E adesso qua vi ho fatto un esempio che dice: nessun programmatore malevolo si permetterebbe di avviare un smart contract, una serie di transazioni, per andare appunto a bloccare, a rendere inutilizzabile la blockchain, perché ogni transazione, come abbiamo visto, ha un costo molto elevato. Quindi questo è è un motivo per non fare determinate cose, per non far fare determinate cose a programmatori malevoli. Questo è uno degli esempi, ce ne sarebbero di molti più intelligenti, ma questo forse è quello più semplice che mi è venuto in mente. Quindi le gas fee esistono per la sicurezza, per l'algoritmo per tenere in piedi l'algoritmo di consenso. La seconda domanda che qualcuno si sarà sicuramente fatto è: perché invece le altre chain EVM compatibili come Harmony, Phantom, Polygon, Matic, eccetera, non hanno quei costi? Perché sono delle VM compatibili, quindi a tutti gli effetti utilizzano la stessa virtual machine di Ethereum, ma hanno un algoritmo di consenso che non è proof of work. Un nodo validatore proof of stake non è minimamente paragonabile a quelli che sono i costi di una blockchain proof of work. Ok, quindi va da sé che tutte le fee che andremo a pagare su questo tipo di blockchain di layer 1 che usano appunto la proof of stake sono molto molto basse. Anche qui ho semplificato, perché per esempio Harmony è fatto in un modo, Phantom in un altro, però bene o male stiamo parlando della stessa cosa, stiamo parlando sempre di EVM. Bene ragazzi, allora a questo punto andiamo a vedere un attimino come MetaMask si comporta con le nostre fee, e poi vi faccio vedere appunto il sito che ci può aiutare un attimino a risparmiare qualcosina. Allora, prima di iniziare, andate sul vostro MetaMask, andate qua in alto sul vostro account, impostazioni, avanzate, e andate qua sotto ad attivare i controlli di gas avanzati, ok? Cliccate su on e poi uscite. A questo punto
andrò a fare uno swap sul mio DEX Uniswap sulla rete Polygon, perché non ho nessuna intenzione di andare sulla rete Ethereum a fare degli swap e pagare 6.000 euro di fee. Tanto il funzionamento di MetaMask in questo caso è il medesimo. Se io vado a cliccare swap, lui mi apre la mia classica mascherina di transazione. Allora, la prima cosa che voglio farvi notare, che è qualcosa che non so, a volte non lo dice nessuno, è una cosa importantissima. Queste qua sono le gas fee stimate. E sono addirittura, ve lo posso dire in anticipo, sovrastimate, ma anche su Ethereum sono estremamente sovrastimate, perché vengono calcolate, se io vado a fare adesso qua modifica, su il valore del gas limite. Il gas limite è il valore massimo in unità di gas che questa transazione, cioè la transazione che andremo a fare, potrà raggiungere. Superato questo gas limite, la transazione si bloccherà, quindi noi non potremo mai spendere oltre questa cifra. Ma vi posso dire che questa cifra è estremamente sovrastimata, cioè io potrei ipoteticamente anche abbassarla. Non la faccio perché sono su Matic e non ha nessun senso, e perché so che non la raggiungeremo mai, ok? Però di base questa dicitura è importantissima. Sappiate che queste sono delle fee, gas fee stimate, e dopo andiamo a vederlo. Poi, entrando sempre su modifica, apriamo questo menu molto importante. Se noi andiamo su Show Recommendation, come Recommendations, non so come chiaro si pronuncia, Show Recommendation, possiamo andare a selezionare Low, Medium e High, cioè andare a dire al nostro MetaMask quanto vogliamo andare a settare di priority. Quindi lui ci andrà ad abbassare le priority fee, che adesso andiamo a vedere che cosa sono, e quindi ci fa pagare meno fee. In compenso, ovviamente, la nostra transazione verrà presa, come abbiamo visto prima, per ultima o comunque dopo gli altri che hanno pagato più fee, e quindi ci metterà molto più tempo. Qua parla di 30 secondi, in realtà magari ci mette un pochettino di più su Matic, però di base sappiamo che su Matic non è un problema, ma non è neanche un problema mettere high, perché stiamo dicendo stiamo pagando probabilmente 0,001 centesimo di dollaro in più, quindi forse ci conviene lasciare high. Le max priority fee invece sono quelle, le fee che noi andiamo ad aumentare, che andiamo ad andare direttamente ai miners. Nel caso specifico di Polygon, ovviamente queste fee andranno direttamente agli staker. Quindi più aumentiamo queste max priority fee, più la nostra transazione verrà messa in alto, e quindi verrà presa per prima e sarà più veloce. Le max fee invece sono semplicemente la addizione di max priority fee e le base fee. Bene, abbiamo visto tutto questo, adesso andiamo a fare una conferma, andiamo a swappare questo Matic, vediamo appunto quanto ci mette, possiamo andare a vedere su MetaMask cosa sta succedendo. Ok, vedete, questa è un'operazione di multicall. Se io clicco su velocizza, per farvi capire, lui automaticamente ci dice, vedi, ci ha aumentato le max priority fee. Quindi ci dice, ti ho messo da 30 a 32, così sei sicuro che la tua operazione va più veloce. Adesso noi non lo facciamo perché ipoteticamente dovrebbe metterci abbastanza poco tempo. Vediamo cosa succede. Invece qua ci sta mettendo un botto di tempo. Io a questo punto la velocizzo. Bene, come vedete, appena velocizzata, praticamente 2 secondi ed è partita la nostra transazione. Ora, quante fee abbiamo pagato? Beh, gas utilizzato, come potete vedere, non si avvicina a 185.000, ma siamo a 130.000. Cioè, in questo caso abbiamo pagato anche tanto, perché io ho fatto velocizza e quindi il gas utilizzato è aumentato. Se no, qua vi posso assicurare che molto probabilmente saremmo stati sotto i 100.000 di gas. Quindi praticamente il gas limite era sovrastimato di 1x2. Alla fine, quanto abbiamo pagato? Le base fee erano 0,00 bla bla bla, 32,67 ai nostri staker, il total gas fee è 0,004248, cioè se andiamo a fare una conversione stiamo parlando di pochissimi centesimi di dollaro. Bene, questo è come funziona MetaMask. Quindi abbiamo visto
cosa succede quando andiamo a fare lo swap, quando si attiva la transazione, dove possiamo andare un po' a ritoccare, quali sono i dati che ci vengono indicati e soprattutto cosa succede poi una volta fatto lo swap, l'ha fatta la nostra operazione nella transazione, cioè quanto gas effettivamente viene utilizzato, eccetera eccetera. A questo punto possiamo andare a vedere il sito di cui vi parlavo, che è un sito, ragazzi, super inflazionato, cioè chi lavora su Ethereum, chi conosce Ethereum ed è sulla blockchain da tanto tempo lo conosce molto bene. Questo sito come ci può servire? Beh, la cosa più importante che fa questo sito ovviamente è andare ad indicarci in quali giorni sull'asse delle X e in quale orario sull'asse delle Y ci conviene andare ad operare su Ethereum. Vedete che se andate a fare un po' di incroci, per esempio il lunedì, così a occhio, il lunedì verso le 10-11 di mattina, pare che sia il momento migliore per andare a fare operazioni su Ethereum, perché ci costa mediamente 75-76 GWAY per un'operazione normale. Se invece andiamo a fare, per esempio, un'operazione il martedì alle 4 di pomeriggio, vedete che ci costa in media 422 GWAY, cioè, quindi saremo dei pazzi a andare a fare questo tipo di operazioni. Ovviamente non è che dovete andare precisamente in quell'orario, però è chiaro che per esempio tra la domenica e il lunedì, vedete, nella fascia oraria mattutina, bene o male in questi due giorni potete andare a fare operazioni nettamente a sconto rispetto per esempio a questi giorni della settimana, la sera, pomeriggio, tardi, sera, dove le transazioni costano mediamente il doppio, il triplo, ok? Quindi se dovete fare delle operazioni su Ethereum e volete risparmiare un bel po' di GWAY, quindi di gas fee, venite su questo sito che si aggiorna costantemente e andate a capire bene o male quali sono fasce orarie e giorni in cui andare a lavorare, anche se bene o male, ripeto, resteranno pressoché queste qui. Bene, anche questo video è concluso. Mi raccomando, se il video vi è stato utile, un mi piacione, un commentone, mi fa sempre piacere. Spero che vi sia stato utile, che vi abbia chiarito un po' le idee. E noi ci vediamo in un prossimo video, che spero sia il più presto possibile. Ciao!